Siamo alla Lamezia Terme, al convegno Diritti per una vita egualitaria. Siamo in compagnia del presidente dell'Arcigay Lamezia, il comitato Caleidos, Francesco Furfero. Francesco, come è venuta in mente l'idea di organizzare qui alla Lamezia Terme questa iniziativa? È uscita dai ragazzi di Catanzaro che hanno pensato di contribuire alla comunità con un convegno, invitando il sindaco, invitando la dottoressa Titi D'Amico, proprio per parlare al di fuori dalle classiche serate ludiche che ci sono sul territorio. Noi sappiamo che tu sei fortemente impegnato qui sul territorio fra Catanzaro e Vibo Valentia e che appunto sei il presidente di questo comitato. Il comitato da quanto tempo è in piedi? Il comitato si è fondato l'8 settembre 2012 qui alla Lamezia Terme, ha un lavoro dietro di un percorso fondativo di circa un anno, ma attualmente lavora da pochi mesi. Questa è la nostra prima esperienza a livello pubblico, la nostra prima uscita come comitato sul territorio, e si è pensato proprio di farlo in un locale dove espone 365 giorni l'anno la bandiera della pace e dei diritti della comunità LGBT. È stato molto complicato organizzare questo evento, poi c'è anche la presenza del sindaco che probabilmente sentiremo adesso. E che cosa ti aspetti da questa serata? Da questa serata già organizzarla è stato già una riuscita per il comitato e per la comunità. Mi aspetto che questo sia il primo passo di futuri ulteriori passi per portare questa comunità non a trascinarsi ma a correre per avere per essere riconosciuta, per avere dei diritti ugualitari e non degli accontenti di legge. Preparati, perché fra un attimo ti farò una domanda a bruciapelo dove devi rispondere senza riflettere, però prima voglio chiederti un'altra cosa. Da che io mi ricordo, aiutami a ricordare, alla Lamezia Terme non si ricorda, almeno negli ultimi anni, io penso 5, 6 o forse 10 anni, che si sia mai fatto un'iniziativa del genere, è vero? Che io sappia, a questo livello forse no. Che io sappia. E allora possiamo confermarlo, perché neanche io ricordo che da molti anni a questa parte si sia organizzato un evento, diciamo, del genere, di questo spessore. La domanda è bruciapelo: domani mattina in Italia approvano il matrimonio egualitario, tu ti sposi? Certo. Grazie a Francesco Furfero, presidente del comitato Caleidos Arcigay Lamezia Terme, e in bocca al lupo per il convegno di stasera. Grazie a voi.